Allora, questa sera presentiamo un piatto super veloce: carciofi e patate. Gli ingredienti sono 3 mame romane, 2 spicchi di aglio, 4 patate nuove, un mazzetto di prezzemolo. Il prezzemolo in napoletano si chiama prutusina. Le verdure vanno tagliate in questo modo: i carciofi, le patate, il prezzemolo, l'aglio. In una padellona il solito fondo di olio. Aggiungiamo l'aglio e il peperoncino. Avviamo la fiamma. In questo momento l'aglio si è imbiondito, mettiamo i carciofi. Facciamoli prendere colore. Versiamo le patate. Dopodiché mischiamo. Mettiamo un po' di sale grosso. Mescoliamo sempre. Versiamo in questo momento il prezzemolo. Mescoliamo. Qualche persona mette anche il pane grattato, noi non l'abbiamo messo perché non lo abbiamo. Vabbè. Mettiamo un bicchiere di acqua calda, poi mescoliamo. Copriamo con il solito sistema, quello di un'altra padella di uguale diametro, in maniera tale che si formi l'effetto forno. Se tende a seccare, mettete un poco di acqua. I carciofi sono pronti. Ora mi preparo la mia razione. Shush, shush. Mo' assaggiamo, napoletanamente detto. Soffiamo. Che buono! È venuto una meraviglia.